12 tendenze moda autunno portabilissime da scoprire già adesso. Ciao a tutte e benvenute a un nuovo video. Sono Cristina e finalmente il momento è arrivato. Siamo ancora nel pieno dell'estate, soprattutto in alcune regioni d'Italia, ma è arrivato il momento di iniziare un pochino a dare un'occhiata alle nuove tendenze di stagione, a quello che arriverà quest'autunno e poi più avanti nel corso dell'inverno. Personalmente so già che in molte mi direte: "Ma come, fa ancora caldo? Siamo ancora nel pieno dell'estate?" Ed è senz'altro così, ma cosa c'è di più bello di godersi ancora i caldi raggi solari al tempo stesso di dare un'occhiata alla moda che verrà. Perciò, come faccio ormai ogni anno, questa è ormai la terza edizione, vorrei presentarvi subito 12 tendenze portabili della nuova moda autunno. La prima tendenza, inizio subito con qualcosa di facilissimo, è ancora una volta la camicia bianca. Dico ancora una volta perché la camicia bianca si riconferma un po' sul trono delle tendenze più attuali del momento e arriva con una varietà di fogge, di ampiezze ancora maggiori. Senz'altro va ancora molto il modello oversize, mentre quelle un pochino più sagomate sono un po' uscite dai radar della moda, per cui veramente c'è ampia scelta per tutte. Scegliete qualcosa che vi piaccia, che vi valorizze. Probabilmente non dovrete neanche fare shopping perché qualcosa, chi non ha una bella camicia bianca o al limite panna già nell'armadio, potete abbinarla davvero in tantissimi modi. Potete abbinarla con le fantasie ancora fresche ed estive e poi andando avanti con tantissimi altri materiali. Insomma, una camicia bianca nell'armadio secondo me serve sempre e mai come quest'anno troverete nei negozi una grandissima varietà di fogge. Una seconda tendenza è il denim sartoriale. Naturalmente jeans, tessuti denim li vediamo praticamente ogni stagione. Sono talmente un classico che ogni stagione cambiano un pochino, si evolvono un po' per rinfrescare e rendere sempre fresca e attuale anche la moda. Questa stagione in particolare, quindi questo autunno interno, vedremo il denim declinato soprattutto in tagli più sartoriali, quindi magari al posto del classico jeans vedremo tantissimi modelli di pantaloni realizzati però in tessuto denim, in tessuto jeans, e questo trovo che sia un risvolto molto interessante perché si fonde un po' con un'altra tendenza del momento, che è quella dei pantaloni di foggia classica, quindi quelli proprio tagliati con le pence o senza, che una volta indossavamo più che altro per andare in ufficio e che adesso invece fanno parte anche della moda più casual per tutti i giorni, anche per le donne che non lavorano. Quindi sono un po' due tendenze che si fondano, ma questo elemento di sartorialità questa stagione lo troviamo anche declinato in giacche, giubbini, addirittura cappottini, e persino ho visto delle scarpe in denim che ho trovato personalmente un pochino strane, ma che comunque se piacciono sono senz'altro da provare. Quindi ecco, sia questa sartorialità che aggiunge un tocco elegante più formale al jeans, che è tipicamente un tessuto classico, ma in questo caso ecco si trasforma ed evolve un po'. Una terza tendenza forte del momento, questa l'abbiamo già vista magari in stagioni passate, è la gonna midi, in particolare in versione plissettata. In realtà è già protagonista e presente nella moda da ormai, devo dire, parecchi anni, però quest'anno tra tutti i modelli emerge proprio come la gonna da avere nel guardaroba. Quindi se amate il genere, la gonna midi plissettata, che ha quella bella aria bon ton, ma ci vuole davvero un attimo per trasformarla in qualcosa di diverso, magari dandole un tocco rock chic con una t-shirt grafica, oppure abbinandola per esempio con la pelle o la finta pelle, con un paio di anfibi. Insomma, è veramente semplice da indossare perché la possiamo indossare sia in modo più classico e bon ton, magari col maglioncino di cashmere color pastello, sia in modo un pochino più grintoso per chi di noi non ama troppo la moda classica. Un'altra tendenza forte, questa arriva un pochino dalla primavera ma è abbastanza nuova, è il satin, sia quello autentico, quindi la seta lavorata in versione satin, ma anche varie altre fibre che assomigliano molto al satin e che a volte sono forse più facili sia a livello di cura e di lavaggio, sia proprio da indossare perché sono un pochino più morbide e fluide. Cioè il satin di seta è bellissimo, anch'io ho delle camicette di questo tipo, ma se si macchia è veramente un pochino un disastro, però è bellissimo averne almeno una. Io per esempio ce l'ho grigia di Lilysil, che vi lascio comunque di tutto quello di cui sto
sto parlando, dove ho trovato delle chicche da segnalarvi. Vi lascio il link qua sotto nella descrizione e anche nei commenti. Ma è bello anche magari il satin un pochino simulato. Io per esempio ho trovato una bellissima camicetta incrociata ancora la scorsa stagione sul sito di Zara, l'ho subito comprata e la sto indossando tantissimo. Questo perché il satin regala una bella luminosità anche al nostro viso, quindi veramente dona a tantissime donne. L'unica accortezza è quella di non abbinare il satin in chiave troppo elegante, perché altrimenti appesantisce e invecchia un pochino. Io personalmente sconsiglio, diciamo, di abbinarla per esempio con altri tessuti lucidi, ma piuttosto magari provate a spezzarla con un bel jeans o comunque con tessuti un pochino grezzi oppure un pochino più grintosi, come per esempio la pelle o la finta pelle. È lì che secondo me il satin dà il meglio di sé. Un'altra tendenza forte, tornando di nuovo al denim e ai jeans, è il giubbino jeans, in particolare in chiave oversized. Io a questo particolare capo ho anche dedicato un post sul mio blog, perché sono veramente di gran moda, e in questo caso devo dire un pochino di oversized piace anche a me, perché magari la spalla un pochino più morbida indossata magari su una silhouette lineare, trovo che sia una tendenza carina e anche molto molto giovane e giovanile da provare, anche se siamo over 50, over 60, perché è quel capo che svecchia davvero tantissimi outfit ed è tra l'altro perfetto già a partire da settembre per la giornata un pochino più fresca, quindi è uno di quei trend da provare a integrare subito se ci piace il genere, perché veramente è comodo averne uno. Anch'io mi sto guardando attorno e vi segnalerò senz'altro qualcosa. Un'altra tendenza del momento sono i pantaloni ampi classici dal taglio sartoriale e anche le culotte, quindi vanno sia i modelli più lunghi, più fluidi, che coprono la caviglia, addirittura parte della scarpa, sia i modelli un pochino più cortini come appunto le culotte oppure comunque i pantaloni classici ma lasciati un pochino corti alla caviglia, con un'ampia gamma di modelli tra cui scegliere. L'importante è che scegliate qualcosa che naturalmente vi valorizzi e poi, se volete veramente seguire la tendenza del momento, che abbiano quell'area un pochino elegante, quindi siano magari un pochino più ampi e fluidi nella loro linea e meno sportivi. È proprio il pantalone elegante che va di moda in questo momento. Sia nelle versioni più corte, oltre alle culotte, persistono anche i modelli corti alla caviglia, sia quelli più fluidi, un pochino a palazzo, un pochino più lunghi, che vanno a coprire anche la caviglia e a volte anche metà della scarpa. Insomma, valutate voi cosa vi piace, cosa è in linea con la vostra fisicità, prima di tutto, e poi anche con i vostri gusti, perché questa stagione è la stagione del pantalone classico e ci sarà ampia scelta nei negozi. Una tendenza fortissima, questa mi fa molto piacere perché è un colore che io indosso e che mi sta anche bene nella mia palette termocromatica, ed è il colore rosso, proprio il rosso quello classico, ma anche altre sfumature come quelle che danno un pochino più sul rosa in perfetto stile Barbie, oppure più sull'aranciato per chi come me è un incarnato piuttosto caldo. Insomma, il rosso lo vedremo tantissimo nella moda dell'autunno e anche dell'inverno, e io trovo che sia un modo bellissimo per rinfrescare poi mano a mano che la stagione avanzerà anche i look un pochino più pesanti e per climi più freddi. Quindi il rosso, se vi dona, se vi sta bene, integratelo senz'altro nel vostro guardaroba, anzi fate man bassa questa stagione perché sarà ovunque nei negozi. Se vi piace meno, se ritenete che vi sbatta un pochino, perché ci sono anche le donne che proprio non lo amano, provate con piccoli tocchi. Io per esempio ho una borsa tracolla rossa che ho strausato forse più di certi neutri, perché basta accostarla a tanti colori neutri, a partire dal panna, dal beige, dal cammello. Col cammello trovo che il rosso sia divino semplicemente, ma anche col blu, col grigio. Se vi piace un piccolo tocco sul nero, stando attente magari a evitare accostamenti troppo violenti, però sappiate che sarà ovunque nelle prossime stagioni. Un'altra cosa che sarà di gran moda è un bel tubino sexy e femminile, quindi tornano le linee più femminili, basta abitoni o almeno vengono temporaneamente accantonati, e il tubino, quello proprio classico che dona a tutte le donne, sia nero magari con tagli particolari, con asimmetrie, ma anche quello proprio più classico e pulito nelle sue linee, sarà veramente dappertutto. Quindi se ci piace per le serate autunnali, invernali o anche per l'ufficio, anche in questo caso è il caso di colpire. Un'altra tendenza che persiste, in particolare in cappotti e blazer, è quella dell'oversized. Ahimè, vanno ancora cappottoni, blazeroni un pochino ampi, soprattutto ampi di spalle, e io qui non sono sicura che seguirò
seguirò la tendenza perché, come vi dicevo in altri video, a me personalmente la spalla larga mi allarga tutta la figura proprio visivamente e quindi trovo che mi stia particolarmente male. Per cui sia modelli magari un pochino più morbidi, vagamente oversize, però la spalla tanto ampia, secondo me va un pochino provata sulla vostra fisicità. Tante donne poi in realtà sta bene, magari aiuta proprio a correggere delle spalle un pochino strette, oppure se siete molto alte e avete una figura magari più androgina, può starvi davvero divinamente. Quindi è questa, secondo me, un pochino da valutare sulla propria figura. Un'altra tendenza forte questo autunno-inverno sarà il total grey, il total grigio dalla testa ai piedi. Io, come potete vedere anche oggi, adoro il grigio, è un colore che mi piace tantissimo, lo indosso estate e inverno, lo trovo veramente chicchissimo, elegantissimo. Anche per un abito da sera trovo che il grigio, magari il grigio perla che andava forte nelle stagioni passate, sia un colore bellissimo da avere nel proprio guardaroba. Non è affatto vero che il grigio spegne. Il grigio spegne e intristisce se lo scegliete o in tonalità troppo cupe, che non stanno bene a tantissime donne, oppure declinate su tessuti un po' troppo classiconi e tradizionali, come ad esempio la flanella, che poi anche lì un singolo capo in flanella abbinato magari a tessuti più luminosi come il satin può creare degli accostamenti semplicemente divini. Quindi ecco, provatelo, trovate la vostra sfumatura di grigio, ma sappiate che andrà di gran moda e si è visto anche tantissimo proprio nelle ultime collezioni, nelle ultime sfilate. Un'altra tendenza, questa molto classica e tipica, che torna di solito in auge attorno ai primi di dicembre e poi prosegue nel corso dell'inverno, sono i tessuti tartan, cioè il classico tessuto scozzese. Molte donne lo usano sempre perché magari hanno gusti molto tradizionali e classici, oppure gli piace proprio come tessuto. In ogni caso potete indossarlo in modo classico, tradizionale, oppure più grintoso e rock abbinato per esempio alla pelle nera. Scegliete voi anche la declinazione di colore. Comunque il tartan sarà un altro elemento molto presente nella moda autunno-inverno. E infine, come mi piace fare, chiudo con una tendenza un pochino più sopra le righe, ma anche questa facile da integrare nel nostro guardaroba, e sono gli effetti metallici fluidi. Cosa significa fluido? Sono effetti metallici che sono giocati soprattutto a livello di tessuti più che di accessori o di dettagli metallici come gioielli e tracolle, e che creano quegli effetti un pochino cangianti, per cui sembra davvero di avere a che fare magari con dell'oro liquido, dell'argento, del platino liquido quando guardiamo questi tessuti. Questi tessuti declinati per esempio negli abitini, ma anche in una semplice blusa, un top, una bella gonna per esempio, sono tessuti che saranno di gran moda quest'autunno e anche naturalmente durante l'inverno, perché è durante l'inverno che secondo me abbiamo più voglia di luminosità e sentiamo proprio l'esigenza di portare dei tocchi luminosi, inclusi quelli metallici, nei nostri look per regalare luce quando le giornate magari si fanno un pochino più cupe. Naturalmente di tendenza ce ne sono moltissime altre, scegliete quelle che fanno al caso vostro, che vi piacciono e che vi attirano proprio anche istintivamente, perché poi ogni tanto qualcuna mi dice però ti sei dimenticata di parlare delle scarpe rosa con il tacco a rocchetto pelose sulla tomaia, e io dico non è che mi sia dimenticata, magari leggendo, perché io faccio sempre ricerche su Vogue e su tante altre fonti autorevoli prima di fare questi video, non è che mi invento le tendenze, però magari quella tendenza particolare la trovavo per me personalmente inadatta e anche difficile da integrare, quindi ho scelto quelle che secondo me possono ispirare la maggior parte di voi o comunque molte di voi, ma sono apertissima se qualcuno piace anche a qualsiasi altra tendenza, quindi scegliete un po' quelle che fanno al caso vostro. Io ho voluto presentarmene 12, secondo me facili da integrare già a settembre se vogliamo tornare magari a giocare un pochino con la moda, e quindi mi auguro naturalmente che questo video vi sia piaciuto. Se è così, qua sopra ve ne lascio altre due dedicate un pochino alla moda del momento. Vi invito senz'altro a iscrivervi al canale per non perdervi i contenuti moda futuri e ci vediamo al prossimo video. Ciao!